Benvenuti a questa nuova edizione di Arte Rivista. Con me, come sempre, oramai Francesca Grazioli. Benvenuti, buonasera a tutti. Sì, Buonasera a te. Tantissime notizie, quindi cominciamo subito, comincia tu. andiamo subito in Trentino perché fino al 31 agosto l'iniziativa Sentinelle di Pietra consentirà ai visitatori di riscoprire i luoghi che furono teatro del primo conflitto mondiale. La seconda edizione di Sentinelle di Pietra vedrà quindi tra luglio e agosto l'arte contemporanea entrare in 8 delle 15 fortezze austro-ungariche della prima guerra mondiale per la valorizzazione e promozione dei forti trentini, per il cui restauro la provincia ha speso milioni di euro nel corso degli ultimi anni. Un circuito che segue idealmente i 520 km del Sentiero della Pace, dallo Stelvio alla Marmolada, 100 anni fa linea del fronte tra Impero Asburgico e Regno d'Italia. Oggi terreno di proposta culturale con installazioni, spettacoli, musica e presentazioni letterarie. Ma andiamo a scoprire di più su questi luoghi meravigliosi. A tutto vantaggio dei fruitori di questa spettacolare area dolomitica. Non solo quindi per effettuare escursioni e scalate o fermarsi nei tanti rifugi, ma anche per percorrere le trincee, le gallerie e gli arditi sentieri che sono rimasti nella letteratura della Grande Guerra, come la famosa Strada degli Alpini, il Passo della Sentinella o la Ferrata Zandonella sulla Croda Rossa. E poi naturalmente per visitare le mostre e i musei dedicati alla Prima Guerra Mondiale. Una sorta di turismo consapevole, capace di arricchire ancora di più i frequentatori di queste montagne. La Grande Guerra delle Dolomiti, in particolare la guerra che si svolgeva nelle Dolomiti di Sesto, al giorno d'oggi turisticamente è un grande valore. Le vie, le trincee, ma anche le ferrate che una volta sono state attrezzate dagli alpini o dai Gebirgsjäger, che danno la possibilità di accedere su questi bellissimi monti. E al giorno d'oggi si cerca di lavorare sulla storia di questa zona. La collaborazione con i nostri vicini di Padola, del Comelico Superiore, è diventata molto più stretta e turisticamente si collabora a un'offerta turistica veramente rotonda. Nessuno sente che si trova adesso su un territorio del Belluno o sul territorio Alto Tesino, cioè praticamente è diventato una unità. Tutti gli itinerari che una volta dividevano i contendenti danno oggi la possibilità di essere seguiti come vie di pace e di unione tra i popoli. È significativo a tal proposito il Sentiero della Pace. Sono percorsi nelle memorie, ricchi di motivazioni di carattere ambientale e di un profondo significato culturale e storico, per riflettere, meditare e da monito contro tutte le guerre. E rimaniamo in Trentino, a Riva del Garda, nel particolare, dove anche quest'anno il progetto di arte contemporanea curato da Denis Isaia e Federico Mazzonelli, intitolato Der Blitz, Ricerca, Azione e Cultura Arte Contemporanea, va in scena. Der Blitz presenta aprile 2016 Arcipelago, un progetto interamente diffuso all'interno degli spazi del museo, inaugurato il 16 luglio e visitabile fino al 6 novembre 2016. Artisti sono stati invitati a immaginare dei progetti capaci di risignificare alcuni spazi del museo. Il mastio, il ballatoio del cortile, l'ingresso, le vetrate, il bookshop sono alcuni degli spazi che ospiteranno i lavori di David Aaron Angeli, Mario Airò, Joyce, Alessandro Moroni, Anna Scalfi Eigner e Federico Tosi. Simboli, spazi e percorsi mantengono la propria identità di base: il cortile, l'ingresso, il mastio, la sequenza delle sale dedicate all'archeologia, il bookshop.
bookshop Le Vetrate, che viene anzi evidenziata, ma allo stesso tempo assumono una veste a loro estranea che li avvicina a una realtà più prossima a quella del nostro tempo. E passiamo alla proposta cinematografica. Esce il 21 luglio nelle sale italiane il nuovo capitolo del popolare franchise Star Trek. Star Trek Beyond, il film di fantascienza di Justin Lee, già regista di Fast and Furious, creato da Gene Roddenberry e rappresentato da J.J. Abrams nel 2009. Un nuovo epico viaggio nello spazio attende l'intrepido equipaggio della USS Enterprise e andiamo subito a vedere il trailer. Questa musica? Non è male. Sì, ma è bassa. Non avevamo una nave. Un equipaggio. Come ne usciremo? Troveremo la speranza. Nell'impossibile. Beh, non morirò da solo. Questo è tipico di Spock. Speriamo che non peggiori. È qui che inizio, capitano. Ed è qui che la frontiera si chiude. Che diavolo è? So perché siete qui. E perché tutti siamo qui. Non facciamolo di nuovo. Passiamo alla nostra proposta letteraria. Oggi abbiamo deciso di proporvi Morte improvvisa del messicano Alvaro Enrique, edito da Feltrinelli. Un romanzo a sfondo storico-artistico che vanta la seconda posizione fra i vincitori della seconda edizione del premio letterario Lupicaia, tenutosi lo scorso giugno a Castellina Marittima. Vicino Pisa. Un'immersione nella Roma d'inizio Seicento, scandita dalle opere del Merisi e popolata da diversi personaggi che con lui si relazionano e si affrontano, da Galileo Galilei a Papa Pio IV. Il tutto con il tennis come fil rouge. Ebbene sì, perché il tennis era lo sport in cui Caravaggio era abile giocatore. Pochi lo sanno, ma così è. Già. E ci spostiamo ora a Napoli, dove dal 22 al 28 luglio a Castel dell'Ovo, Sala delle Terrazze, sarà possibile visitare 22 Artists Made for Naples, mostra internazionale di arte contemporanea. La mostra, patrocinata dal Comune di Napoli e dall'Assessorato alla Cultura, vedrà la partecipazione di 22 artiste definite pazze per Napoli, in quanto il 22 è il numero della tombola napoletana che corrisponde proprio ai pazzi. Un progetto tutto in rosa che offre un confronto tra la realtà partenopea e la ricerca artistica internazionale. Uno sguardo diverso su questa città attraverso le opere e il lavoro artistico di 22 donne. Tra i nomi delle artiste citiamo Milagros Bentin dal Perù, l'americana Cristina Burns, dalla Germania e Spagna Astrid Castillo Quesada, la francese Maliem De Ava e l'italiana Cristina Cianci. E sempre a Napoli aria di festa al Museo di Capodimonte per la riapertura della sezione di arte contemporanea, la prima realizzata in Italia in un museo di arte antica degli anni 70. Dopo un periodo di restauro realizzato da un pool di restauratori diretti da Marina Santucci, la raccolta di più di 90 capolavori, che era visitabile solo su prenotazione, adesso torna a splendere in mostra opere di Alberto Burri, di Mario Merz, di Warhol, Pistoletto, Cunellis e tanti, tantissimi altri. E sempre a Capodimonte segnaliamo la mostra Attesa di Mimmo Iodice, visitabile fino al 24 di ottobre, la più ampia retrospettiva mai dedicata al maestro della fotografia contemporanea. Maestro che tra l'altro è stato vincitore del premio Rotary Brera al MIART proprio pochissimo tempo fa. Andiamo a conoscere meglio questo artista. Attesa.
risolve e non si risolve. Tutto il mio lavoro nasce da riflessioni che io faccio come persona. Nella vita, la realtà mi appassiona, mi inquieta, mi irrita. E a questo punto queste idee possono diventare un tema. La creatività. Il dato fondamentale è riuscire ad emozionarsi e a fare in modo che quella emozione possa essere rimandata ad altri attraverso il proprio lavoro. Di fronte a queste piante, con questa geometria contorta dei rami, con questa dimensione di braccia spalancate, sono sensazioni di trovarmi in un territorio senza fine. E questa immagine, man mano, passo dopo passo, che si rinnova, dei rami che ti avvolgono, mi sono sentito abbracciato dal pigneto, è stata un'emozione bellissima. Qualcosa che crea ansia, che crea una necessità di rivedere l'opera, quindi questo rapporto con l'opera non deve esaurirsi con un primo sguardo. Si trattava di Mimmo e non di Francesco, che è il figlio, è stato il figlio Francesco a vincere il premio Mi Arte Rotary Club Brera proprio pochissimo tempo fa. Eh sì. E parliamo ora di Le Corbusier, perché 17 opere sono entrate nel patrimonio UNESCO. Infatti sono proprio 17 gli edifici progettati dall'architetto franco-svizzero Le Corbusier, entrati nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità. Gran parte degli edifici si trovano in Svizzera e in Francia, ma ci sono anche la Casa Curucea La Plata in Argentina, il Museo Nazionale di Tokyo e il complesso del Campidoglio di Chandigarh in India. Le opere coprono circa mezzo secolo di attività, un approccio innovativo, sottolinea l'UNESCO nella motivazione, che ha influenzato profondamente il XX secolo, cercando di rispondere alle esigenze della società moderna. E torniamo a Milano, dove stiamo assistendo a una vera e propria rivoluzione grazie al nuovo direttore del Museo di Brera, Bradburn. Voi sapete che il ministro Franceschini ha fatto un po' un rimpasto, o meglio, no, ha proprio cambiato addirittura 20 direttori di museo fra i più importanti che ci sono in Italia, e Bradburn sta veramente cambiando volto a Brera. Si tratta di un anglo-canadese e la sua rivoluzione parte dalla intenzione di rimettere al centro dell'attenzione i capolavori della collezione permanente, seconda forse solo a quella degli Uffizi per qualità delle opere d'arte italiana del 200, dal 200 all'800. Riallestire quindi in 3 anni tutte le 38 sale della Pinacoteca. Una iniziativa messa in atto e rappresentata dai dialoghi tra opere che sono stati proposti e che tanto stanno avendo successo in questo periodo. Dopo il turno dello Sposalizio della Vergine di Raffaello a confronto con quello di Perugino, fino al 25 di settembre sono in esposizione il Cristo Morto del Mantegna a confronto con quello di Annibale Carracci. James Bradburn sembra essere partito con il piede giusto. Infatti pensate che nel primo semestre del 2016 gli ingressi a Brera sono già saliti del 15% addirittura. E a proposito di arte antica, ti sei mai chiesto che cosa mangiavano Gesù e i 12 apostoli durante l'ultima cena? Sì. Che cosa? Pane. Non lo so, no, non ho l'idea. No, hai sbagliato. Ecco. L'ultima cena è uno dei capolavori più iconici della carriera di Leonardo da Vinci. Ha da sempre attratto l'interesse di curiosi e letterari alla ricerca di messaggi nascosti per le interpretazioni più disparate su uno dei momenti più importanti della vita di Gesù Cristo. Ma nessuno, almeno fino ad oggi, si era mai chiesto cosa stessero mangiando il Figlio di Dio e gli Apostoli durante l'ultima cena. Dopo i lavori, i restauratori che hanno lavorato all'affresco per 20 anni, guidati da Pinin Brambilla, pensano che il menù fosse a base di pesce. Stefan Gates, esperto di cucina, si è recato infatti a Milano per una trasmissione della BBC per osservare da vicino l'ultima cena.
Secondo l'esperto, nei piatti sembra esserci del pesce, preparato in piccoli tranci. La sorpresa è che non ci fosse dell'agnello, un piatto che nella Bibbia è associato alla figura di Cristo. Ma andiamo a sentire i nostri collaboratori di Arte Esplorando come in 10 punti ci raccontano la vita di Leonardo da Vinci. Pittore, scultore, inventore, ingegnere militare, scenografo, anatomista, pensatore, uomo di scienza. Leonardo da Vinci è considerato uno dei geni dell'umanità. Nessuno come lui è riuscito ad incarnare le pulsioni e le passioni che hanno reso grande il Rinascimento. Leonardo era mancino, scriveva i suoi appunti al contrario, da destra verso sinistra, in modo da poter risultare comprensibili solo se riflessi in uno specchio. Da giovane va a bottega da Andrea Verrocchio, maestro anche di Botticelli. In poco tempo Leonardo dimostra le sue qualità, tanto che un giorno disegna un piccolo angelo così bene che il suo maestro, vedendolo, mai più non volle toccar colori, sdegnandosi che un fanciullo ne sapesse più di lui. Almeno così ce la racconta il famoso storico dell'arte, Giorgio Vasari. All'età di 25 anni l'ascesa di Leonardo rischia di fermarsi per sempre. Nel 1476 viene infatti denunciato per sodomia, accusa gravissima all'epoca. La denuncia viene ritirata, ma l'avvenimento lascia una macchia sulla carriera dell'artista. 4 anni dopo Leonardo viene escluso dal gruppo di artisti che nel 1480 Lorenzo de' Medici invia al Papa Sisto IV per affrescare la Cappella Sistina. Deluso decide di lasciare Firenze e smette di dipingere. Per fortuna ritornerà sui suoi passi, altrimenti non avremmo mai avuto capolavori come la Gioconda. Leonardo era affascinato dal funzionamento del corpo umano, tanto da giungere a sezionare cadaveri per i suoi studi anatomici. Tale pratica, all'epoca considerata al limite della blasfemia, ha permesso a Leonardo di disegnare il corpo umano con un realismo sconosciuto ai suoi contemporanei. Secondo alcune fonti, pare che Leonardo fosse vegetariano per amore degli animali. Alcuni sostengono che al mercato comprasse gli uccelli in gabbia al solo scopo di liberarli. L'artista disse: «I nostri corpi sono sempre più le tombe degli animali». Le opere più famose di Leonardo sono La Gioconda, La Vergine delle Rocce, La Dama con l'Ermellino, L'Ultima Cena e Il Cavallo di Leonardo, un'imponente scultura mai realizzata a causa della guerra che coinvolse il suo committente Ludovico il Moro, duca di Milano. Il bronzo necessario per l'opera fu infatti fuso per realizzare i cannoni. A proposito della Gioconda, sfatiamo un mito. I francesi non hanno mai rubato quell'opera. La portò con sé lo stesso Leonardo quando lasciò l'Italia per andare a Parigi. Fu invece un italiano a rubare il dipinto nel 1911. Si chiamava Vincenzo Perugia e commise il crimine per patriottismo artistico, come spiegò in tribunale. Un'ultima curiosità che dice molto dell'umorismo tagliente del grande Leonardo. Si racconta che mentre dipingeva L'Ultima Cena, al priore, che gli metteva fretta perché completasse l'opera, Leonardo rispose: «Ho difficoltà a trovare un modello per il volto di Giuda. Se si presta a lei, potrei terminare l'opera più rapidamente». Il priore rifiutò e si adeguò ai tempi dell'artista.
E Arte Esplorando è una nuova iniziativa di Arte Investimenti, o meglio, noi ci rivolgiamo proprio ai giovani videomaker che, devo dire, spopolano su YouTube. I più interessanti ve li mettiamo a disposizione, d'accordo evidentemente con loro. Vi abbiamo già portato Art Burger, adesso Arte Esplorando. Invece una produzione che è proprio fatta e finita qui all'interno dei nostri studi è quella di Close Up con Gianluca Marziani, che andrà in onda fra pochissimo, giusto Francesca? Giusto, e ricordiamo anche che potete rivedere tutti questi contributi sul nostro sito www.arteinvestimenti.it nella sezione Web TV. Perfetto, allora vi ringraziamo per essere stati con noi, adesso c'è Close Up. Arrivederci.